L'anno scorso un bambino di appena 12 anni è letteralmente diventato ricco andando a vendere la propria collezione di NFT per circa 350.000 dollari. Degli NFT raffiguranti delle immagini in pixel art come quella che state vedendo qui adesso sono state vendute alla cifra esorbitante di ben 11.8 milioni di dollari. Senza contare il fatto che tantissimi tra i più influenti ed importanti investitori hanno, soprattutto nell'ultimo periodo, iniziato pesantemente ad investire sugli NFT. Ma effettivamente, che cosa sono questi NFT? Perché valgono così tanto? E soprattutto, conviene investirci o si tratta di una bolla di qualcosa che a breve svanirà? Intanto, ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, io sono Simone Muratore e in questo canale parlo di criptovalute, investimenti, metodi di guadagno online. Insomma, vi parlo delle mie esperienze alla ricerca della tanto ambita libertà finanziaria. Video di oggi voglio parlarvi nel modo più semplice possibile di che cosa siano effettivamente gli NFT, perché valgono così tanto e se conviene effettivamente investirci. Inoltre, vi consiglio di seguire tutto il video perché nella parte finale vi proporrò qualcosa di davvero molto molto interessante, quindi prestate attenzione. Ma prima di iniziare mi raccomando, lascia un bel like, iscriviti al canale se non l'hai già fatto perché è totalmente gratuito ma faresti davvero tantissimo per me. Se vuoi restare sempre aggiornato inoltre ti lascio il link al mio canale Telegram e a tutti gli altri canali social. Sigla e partiamo subito. Che cosa sono gli NFT? E perché costano davvero così tanto? Intanto partiamo analizzando la sigla. La sigla NFT sta per Non Fungible Token. I beni fungibili sono dei beni intercambiabili di cui conta il valore assegnato piuttosto che l'oggetto individuale. Ad esempio, un tipico bene fungibile è il denaro. Per esempio, mettiamo che si debbano ricevere 100 euro, non importa se sia corrisposta con 5 banconote da 20 o 10 da 10 euro, l'importante è che appunto si arrivi ad avere quei 100 euro. Mentre un bene non fungibile è letteralmente un bene, un asset, che sia unico nel suo genere, che non si possa replicare. Possiamo fare l'esempio, non so, di un quadro o di un'opera d'arte. Eppur magari possono esserci delle opere simili, non potrà mai esserci un'opera uguale ad un'altra. È proprio il fatto che si tratti di un qualcosa di unico conferisce agli NFT dei valori potenzialmente infiniti. Perché abbiamo capito che cosa vuol dire non fungible, andiamo alla parte del token, che si definisce come token perché si tratta di un asset digitale che risiede effettivamente all'interno di una blockchain. Questo asset digitale può essere praticamente qualsiasi cosa, ad esempio un'immagine, può essere un video, può essere una GIF o qualsiasi altro contenuto digitale che, ripeto, risiede all'interno di una blockchain. Il fatto che questo NFT sia effettivamente all'interno di una blockchain è una delle cose più importanti e fondamentali da capire per comprendere quanto sia unico un NFT. E vi dico tutto ciò per il semplice fatto che, essendo un qualcosa che risiede all'interno di una blockchain, un qualcosa di unico, esso non può essere assolutamente copiato da altre persone. Quindi, non lo so, se magari voi vedete l'immagine, ok? E banalmente fate copia e incolla, effettivamente avrete anche voi quell'immagine. Il punto è che quell'immagine non vale nulla. Il valore effettivo dell'NFT non è relativo all'immagine o alla GIF. Il valore infatti risiede proprio nell'NFT stesso. E quello specifico NFT è messo in maniera completamente sicura all'interno della blockchain ed esso è identificato da un indirizzo univoco e appunto ne conferma la sua autenticità. Tutto ciò è possibile perché dal momento stesso in cui l'NFT viene mintato, ovvero creato, esso risiede all'interno della blockchain e qualsiasi singolo movimento viene tracciato proprio all'interno della blockchain stessa. L'avvento di questi NFT ha radicalmente cambiato il mercato dell'arte. NFT infatti vengono visti e sono identificati come vere e proprie opere, poiché sono unici nel loro genere per tutti i motivi che abbiamo detto poc'anzi. Ovviamente il fatto di avere questa grandissima unicità ha fatto sì che alcuni di questi NFT potessero valere veramente tantissimi, tantissimi soldi. Oltre agli NFT che vi ho fatto vedere a inizio video, un altro esempio è questo quadro formato da varie immagini una accanto all'altra che è stato venduto per ben 69 milioni di dollari. Pure ancora possiamo trovare la collezione di Bored Ape, ormai sono praticamente un must per quasi tutti i VIP, il cui prezzo minimo attualmente è di 93.88 ETH, che al cambio attuale sono circa 170.000 euro. Per poi arrivare a farvi vedere l'NFT più caro del mondo in assoluto, creato dall'artista digitale Pac,
che è stato venduto ad un prezzo, tenetevi forte, addirittura di 91,8 milioni di dollari. Sì, so perfettamente che siano cifre stratosferiche, ma effettivamente si tratta di cose reali. Ed inoltre, negli ultimi anni, il mercato sta sempre più cambiando in favore di tutte queste opere digitali e quindi degli NFT. Ma allora, domanda che interesserà a tutti, conviene investirci? Premesso che non sono assolutamente un consulente finanziario e che questi non sono completamente consigli finanziari, ma si tratta semplicemente di ciò che penso io, quindi delle mie opinioni personali. La risposta chiaramente è dipende. Personalmente credo che nel futuro gli NFT saranno sempre più utilizzati e magari non soltanto come opere d'arte, ma penso che avranno anche degli utilizzi ben più pratici e concreti. Tuttavia, al contempo, penso anche che in questo momento i prezzi degli NFT in generale siano un po' troppo pompati, possibilmente a causa del grandissimo entusiasmo che c'è per ora in merito proprio a questo mercato. Ovviamente è possibile trovare dei progetti molto promettenti e che possibilmente nel futuro facciano guadagnare davvero un sacco di soldi, però come tutto io personalmente consiglierei di informarsi bene prima di investire il proprio denaro, quindi di studiare, di valutare bene un progetto nel suo complesso ed eventualmente poi decidere o meno se investire. Quindi mi raccomando, attenzione. Tutto veramente molto interessante, ma se fossimo noi invece a creare degli NFT e poi a rivenderli per un sacco di soldi? Come vi ho mostrato a inizio video, infatti, non so se ci avete pensato, vi ho fatto vedere un bambino di appena 12 anni che ha creato la propria collezione di NFT e fondamentalmente l'ha rivenduta per circa 350.000 dollari. Ragazzi, perché ovviamente è possibile creare i propri NFT, la propria collezione di NFT, e chiaramente una volta che l'avete creata è possibile andarla a rivendere. Sono sicuro che probabilmente molti di voi staranno pensando che magari creare un NFT, una collezione, registrarla all'interno di una blockchain avrà dei costi abbastanza alti. E se invece vi dicessi che esiste un modo per creare degli NFT da zero in modo completamente gratuito per poi rivenderli anche a migliaia di dollari? Sì ragazzi, è veramente possibile fare ciò. E se questo video arriverà ad almeno 50 like e 50 commenti, vi farò un bel video completo in cui spiego passo passo come fare a creare da zero un NFT, a registrarlo sulla blockchain e a metterlo in vendita in maniera completamente gratuita, con la possibilità di andare a rivendere questi NFT a prezzi praticamente indefiniti. Quindi mi raccomando, se vi interessa questa cosa, se vi piacciono queste tematiche, se volete il video tutorial in cui vi spiego come creare questo NFT da zero, questa collezione, e metterla in vendita senza spendere nulla, mi raccomando, distruggete il tasto dei like, condividete questo video, fatelo vedere ai vostri amici e non vi scordate di commentare sotto al video. Bene signori, il video per oggi termina qui. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi possa tornare utile. Ovviamente per qualsiasi domanda, delucidazione o anche soltanto per qualche consiglio, scrivete qui sotto nei commenti. Noi ci becchiamo alla prossima.